Signor Ministro dell'Economia, signor Comandante Generale, autorità tutte, carissime allieve e allievi della Guardia di Finanza e amici che ci seguono dalle altre sedi di questa prestigiosa istituzione, il mio più affettuoso grazie per l'alto onore di poter partecipare assieme a voi all'inaugurazione dell'anno accademico. Perché, signor Comandante Generale, a mio giudizio, l'inaugurazione di un anno accademico, lo sa bene il Ministro per le sue competenze di oggi e di ieri, è un atto particolarmente affascinante. È l'idea di un momento di partenza di un'esperienza che non ha mai fine, l'esperienza dell'apprendimento, della formazione permanente. In particolar modo in un'era, in una stagione, quella che noi conosciamo, che sta attraversando delle clamorose novità al proprio interno, senza che all'esterno nulla appaia. Cos'è oggi la formazione nel momento in cui fuori da qui, fuori dalla nostra discussione, il mondo discute della post-verità, dell'era della post-verità? Cos'è oggi l'informazione nel momento in cui grandi democrazie si trovano chiamate a ragionare e a riflettere sul rapporto tra canali tradizionali di diffusione dell'opinione pubblica e di condivisione dell'opinione pubblica e canali innovativi talvolta basati sulla menzogna come strumento di propaganda? Cos'è dunque la qualità della ricerca, dell'accademia, dell'impegno personale in un momento nel quale la globalizzazione non soltanto economica ma anche culturale sembra voler omologare il pensiero persino nei dettagli? È dunque affascinante, gentili studentesse, gentili studenti, gentili allievi della Guardia di Finanza, pensare a quello che voi potrete fare da qui ai prossimi decenni. Dico ai prossimi decenni perché quando immaginiamo l'anno accademico di persone che si formeranno e che saranno la classe dirigente di domani della Guardia di Finanza e quindi del Paese, perché la Guardia di Finanza è parte rilevante del gruppo dirigente di questo Paese, quando pensiamo al vostro futuro non pensiamo a un futuro immediato, i prossimi esami, i prossimi mesi, i prossimi passaggi, tutte cose sacrosante naturalmente e che impegnano la mente come è giusto che sia. Ma proviamo a immaginare un futuro che è quello dell'arco di azione del vostro servizio. Proviamo a immaginare un futuro da qui ai prossimi 25 anni. Vorrei rassicurarvi sul fatto che sicuramente almeno nei prossimi 25 anni il governo cambierà, quindi non dovete preoccuparvi per noi. Penso che nei prossimi 25 anni cambierà anche parte del gruppo dirigente della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri. Insomma, i vertici, è possibile che cambino nei prossimi 25 anni. Vedo il capo della polizia che ha qualche dubbio su questo. Da qui a 25 anni potrebbe accadere. Ma quello che è fondamentale è che cosa accadrà a ciascuno di voi. E allora rovescio il ragionamento, signor Comandante Generale. Proviamo a immaginare dove eravamo noi 25 anni fa. Lo dico ai signori generali che sono qua, lo dico ai signori ministri, all'autorità delegata, alle rappresentanze delle istituzioni. Dove eravamo 25 anni fa? Se ciascuno di noi punta il compasso 2016 e torna indietro fino al 1991, vedrà che in questi 25 anni il mondo è cambiato a un ritmo impressionante, non soltanto il mondo privato di ciascuno di noi. Io andavo al liceo, ho vissuto evidentemente diverse modifiche nel mio status di vita quotidiana in questi 25 anni, ma intorno e fuori da me il mondo è totalmente rivoluzionato. C'era l'inizio della guerra nella ex Jugoslavia nel 1991. C'era un sistema politico che era ancora definibile come Prima Repubblica in Italia. Il mondo iniziava a fare i conti con la caduta del muro di Berlino. Il rapporto dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche con gli Stati Uniti d'America era un rapporto che conosceva la prima fase di distensione, ma anche grandi difficoltà. Le informazioni che aveva il Presidente degli Stati Uniti, che era allora George Bush primo,
erano informazioni minori in termini di quantità di quelle che ha oggi un ragazzino nella savana se ha accesso a un telefonino. Non dico la capacità di descrivere e decriptare queste informazioni, dico la quantità di informazioni, l'accesso. È un mondo totalmente diverso da quello di oggi. Internet iniziava ad essere sperimentato, intanto su chiave in base militare, anche al CNR di Pisa si era iniziato i primi elementi, si erano cominciati le prime sperimentazioni, ma l'assoluta e clamorosa trasformazione che Internet ha prodotto nella dinamica quotidiana di tutto, dalla politica all'economia, ancora non dispiegava i propri effetti. Bene, allievi, allievi, se provate a immaginare i prossimi 25 anni, nessuno di noi potrà individuare come il mondo svilupperà le proprie innovazioni. Nessuno. Nessun futurologo, categoria sempre più apprezzata, ma sempre meno credibile, perché siamo nel tempo dei big data e nessuno avrebbe scommesso un centesimo due anni fa sul nome del nuovo presidente degli Stati Uniti. Siamo nel tempo delle analisi predittive, ma poi non riusciamo a scorgere i segnali che arrivano a tutti i livelli. Bene, nessun futurologo sarebbe in grado di darvi un'analisi di quello che potrà avvenire. Si sprecano le riflessioni, alcune molto interessanti, per chi di noi ama cimentarsi e confrontarsi con queste dinamiche. È sicuramente interessante domandare a ciascuno di voi come pensa che la propria attività di finanziaria di domani potrà essere profondamente modificata dalla digitalizzazione della moneta, i bitcoin. Non parlo semplicemente del superamento del contante, che prima o poi ovviamente avverrà, ma proprio della trasformazione della moneta e quindi di come la sicurezza economica dello scambio di denaro, ma la sicurezza direi giuridica dello scambio di denaro potrà essere garantita. Il telefonino che nel 1991 qualcuno iniziava a avere, per gli amanti della materia, i primi 337, è oggi uno strumento di socialità per chiunque di noi. È uno strumento che consente di fare le foto, di connettersi, di avere informazioni. Sempre di più sta diventando anche il portafoglio e presumibilmente è immaginabile che lo debba diventare di più. Il vostro ruolo, quale sarà nei 25 anni che vi aspettano, come minimo naturalmente, anche perché non credo, avendo ascoltato con grande attenzione l'intervento del Ministro, che ritwitterei, che se potessi ritwittare, ritwitterei, non mi pare di aver scorto elementi di innovazione sull'età pensionabile, per cui credo che i 25 anni siano uno sguardo, diciamo, per difetto, avrete qualche anno in più presumibilmente da offrire allo Stato e ne siamo ben fieri. Il punto è: quale sarà il vostro impegno nei prossimi 25 anni? Tecnicamente è difficile da capire, perché probabilmente il mondo cambierà in modo diverso da come noi l'abbiamo immaginato, dai cambiamenti che noi abbiamo immaginato. E allora la vostra formazione diventa un elemento qualificante, a maggior ragione, per poter essere sempre capaci di scorgere le novità e possibilmente di anticiparle. Perché la Guardia di Finanza della Repubblica Italiana sia, nei 25 anni che verranno durante il vostro esercizio delle attività, il punto di riferimento anche a livello internazionale. Nell'ottimo intervento del signor Comandante Generale c'è stato un passaggio su questo, quello di cooperazione internazionale. Noi per anni ci siamo raccontati, complice un certo pensiero unico dei media e anche dei politici nostrani, che l'Italia è indietro in tutte le graduatorie internazionali. Troviamo graduatorie internazionali che sono semplicemente strabilianti. Siamo al 127esimo posto sulla libertà di informazione. Poi vai a vedere la graduatoria e sei dietro a 10 dittature o a paesi che hanno appena votato dopo 70 anni in cui non si votava. E dici: ma con quali criteri fanno queste graduatorie? Mi piacerebbe conoscerli. Magari è la volta buona che la Fiorentina vince uno scudetto se facciamo queste graduatorie con criteri improvvisati.
Eppure queste graduatorie non rendono giustizia alla straordinaria qualità delle nostre istituzioni. Dopo 1000 giorni di governo penso di poter interpretare il pensiero del ministro Padoan, ma anche degli altri ministri che sono qua, cominciare dal ministro dell'Interno, il ministro dell'Università e della Ricerca. Noi abbiamo scorto una straordinaria professionalità delle nostre realtà, tra cui la Guardia di Finanza, che è invidiata in tanti altri paesi del mondo. E siccome il grado di cooperazione internazionale, come il generale Toschi vi ricordava, come il comandante generale vi ricordava, sarà destinato a crescere, voi avrete bisogno di renderci orgogliosi della bandiera italiana, non soltanto della vostra bandiera di guerra che il Presidente della Repubblica ha decorato lo scorso 21 giugno, ma della bandiera italiana, perché dovrete essere all'avanguardia su questi temi. La vostra formazione di oggi, che certo non esaurirà lo spettro delle tecniche che cambieranno nel corso degli anni, ma la vostra formazione di oggi deve mettere tutte voi e tutti voi in grado di essere all'avanguardia. Noi vogliamo essere orgogliosi di voi. La nostra presenza qui non è un fatto rituale, non è un fatto formale, non è una celebrazione, non è una cerimonia, non è una liturgia. Noi vogliamo chiedervi di fare di più di quello che voi immaginate di poter fare, perché il mondo vi chiederà di più e perché la Guardia di Finanza può fare di più ancora come punto di riferimento mondiale, assoluto, in un mondo che cambierà e che cambierà a livello profondo, a livello di DNA, verrebbe voglia di dire. Ecco perché nell'era dell'intelligenza artificiale, della robotica, della tecnologia, qual è il compito della Guardia di Finanza? Sicuramente contrastare l'evasione fiscale, ma questo è facile come risposta. Anzi, lasciatemi dire, ma lo ha già fatto il Ministro, non posso che sottolineare che tra i tanti risultati di cui siamo orgogliosi nell'azione di governo, ci sono nell'azione di un governo luci ed ombre, e ci sono dei risultati che nel corso degli anni appariranno più chiari. C'è un risultato del quale siamo particolarmente orgogliosi, è la lotta all'evasione fiscale, 14,9 miliardi di euro in collaborazione naturalmente con le altre istituzioni, con la cabina di regia del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con l'impegno di tutti i soggetti. Ma il fatto che il 2015 sia stato l'anno record nella storia della Repubblica nella lotta all'evasione fiscale è un elemento, nel recupero dell'evasione fiscale, è un elemento che dovrebbe renderci orgogliosi. E tuttavia non è questo il vostro compito, non è questo soltanto il vostro compito. Contrastare l'evasione fiscale è il minimo sindacale. Il punto è che attraverso il contrasto all'evasione fiscale garantite giustizia sociale e garantite uguaglianza nel mercato. Quindi affermate due principi, che sono due principi qualificanti il futuro dei prossimi anni, dei prossimi 25 anni. La giustizia sociale, perché? Perché cosa sta avvenendo? Sta avvenendo che aumentano le divisioni a livello internazionale. Sempre più persone hanno un livello di incassi e di redditi che sono decisamente insopportabili per chi sta nella forbice bassa. Ma questo sta avvenendo anche nel nostro Paese. Il nostro Paese vede una parte che sta risalendo e ricrescendo in modo impressionante. Ci sono zone del Nord-Est che viaggiano a velocità superiore, nettamente superiore della Germania. Ci sono zone del nord che hanno delle performance che sono straordinarie, ordinativi pronti per i prossimi 2 anni con ritmi incredibili. E contemporaneamente c'è una parte di mezzogiorno, nonostante il grande sforzo di alcuni, che continua ad arrancare. Non solo, ma la divisione ormai è anche dentro alcuni settori. Chi fa export e chi lo fa di qualità ha numeri notevolissimi. Chi ha industria tradizionale e non riesce a recuperare la dimensione internazionale rischia di fermarsi per sempre. Dunque le divisioni continuano. Il vostro compito è quello di garantire la giustizia sociale, che è sotto questo profilo una diversa declinazione di quel meraviglioso articolo 3,2 della Carta Costituzionale, che sancisce il principio dell'eguaglianza sostanziale e che in questi tempi di grande discussione costituzionale probabilmente andrebbe riletto sia dai sostenitori del cambiamento che dai sostenitori del mantenimento
della parte in discussione della riforma costituzionale, se tutti leggessimo con più chiarezza l'articolo 3,2 sull'eguaglianza sostanziale, che ovviamente non viene toccato da nessun progetto di riforma, ci renderemo conto che quello è molto più di un manifesto politico. È la missione sociale anche di tutte voi e di tutti noi. E allora, signor Comandante Generale, il Ministro ha espresso con grande forza i numeri dell'azione del Governo. Sono numeri che vedono il Paese tornare a crescere. Lo dice il dato dell'Istat, dopo il meno 2,3% del 2012, dopo il meno 1,9% del 2013, il prodotto interno lordo tra febbraio 2014 e ottobre 2016 ha visto una crescita del più 1,6%. L'occupazione, grazie anche alle riforme del mercato del lavoro, vede un segno più, sono ancora i dati Istat a parlare, di 656.000 unità. Ma non è il dato principale. Il dato principale per me della riforma del mercato del lavoro è il dimezzamento delle ore di cassa integrazione e l'emersione di quasi 700.000 italiani che hanno scelto di smettere di essere inattivi per entrare nel mercato del lavoro. È la vera svolta del Paese, molto più che i dati ieri dell'Istat sull'aumento delle persone soddisfatte. Il fatto che la gente si rimetta in moto, la Repubblica Democratica fondata sul lavoro, non può consentire a nessuno di svolgere di professione l'inattivo. E alla luce di questo, i dati della ripartenza economica sono dati che vanno accompagnati dalla consapevolezza di una visione per il futuro. L'industria 4.0, gli incentivi a chi ha voglia di investire in azienda, l'impegno sacrosanto di rimuovere ostacoli, di ridurre la pressione fiscale, la riduzione della pressione fiscale è il caposaldo dell'azione di questo governo. E non lo è in ragione di un fumo ideologico, perché presumibilmente in altri paesi, se fossimo cittadini di altri paesi, per storia politica, tanto il ministro quanto il sottoscritto, non saremmo degli arditi sostenitori della necessità della riduzione delle tasse. Il punto vero, il punto drammatico, il punto chiave di questa discussione è che l'Italia ha una pressione fiscale che è semplicemente insostenibile. E la riduzione della pressione fiscale è il primo modo di affermare la giustizia sociale e il principio di cui è l'articolo 3,2 della Costituzione. Che questo tipo di riduzione fiscale preveda delle scelte da parte del governo non condivise dalle forze politiche o da altri è assolutamente logico e rispettabile, rientra nell'esercizio del gioco democratico. Ma che l'obiettivo di fondo della riduzione, partendo dall'IRAP costo del lavoro, partendo dall'IRES il prossimo anno, partendo dalle tasse agricole, elemento qualificante anche una strategia di investimento sul territorio, sull'agricoltura e sull'export agroalimentare, partendo da tutto ciò che è stato fatto sulla tassazione sulla prima casa e continuando con forme di incentivo al reddito al ceto medio-basso, al reddito medio-basso, che sono state sinteticamente definite con la misura degli 80 euro, semplicemente perché fosse chiaro il messaggio ai cittadini. L'operazione 80 euro ha un elemento di chiarezza nei confronti dei cittadini che è fondamentale, perché tutte le tecniche dei grandi esperti, anche che sono qua, della riduzione della percentuale dell'aliquota IRPEF, si sarebbero scontrati contro una incapacità di toccare con mano la novità da parte della stragrande maggioranza delle persone. Bene, questo disegno organico di riduzione della pressione fiscale, unito al record di recupero dalla lotta all'evasione, fa di questo governo un governo particolarmente sensibile ai temi del fisco, in una dimensione totalmente diversa rispetto a quella del passato. Corollario di questo ragionamento sono la dichiarazione dei redditi precompilata, che vede 2 milioni di italiani, 1,9 per la precisione, fare da solo, senza bisogno di un CAF, senza bisogno di un commercialista, e inviare la dichiarazione dei redditi precompilata, che vedono decine di milioni di italiani attraverso
il supporto di autorevoli professionisti, fare la stessa cosa con la dichiarazione precompilata, ma che insieme alla ricordata dal ministro Padoan, fatturazione elettronica, e insieme alle misure di incrocio di banche dati che vedranno con il decreto fiscale un ulteriore incentivo, in particolar modo nel nuovo rapporto dalla rinnovata Agenzia delle Entrate che ingloberà il lavoro di Equitalia, porterà a un ulteriore investimento nel rapporto col cittadino, con sempre di più il fisco consulente anziché il fisco avversario. Voi, donne e uomini della Guardia di Finanza, avrete una grande responsabilità, perché in questo scenario a voi toccherà portare in alto il messaggio di un paese diverso, che non vede i cittadini come controparte, ma che vede il fisco e l'istituzione pubblica a servizio del contribuente, il primo consulente del contribuente, senza indulgere in tendenze autoassolutorie, senza lesinare l'impegno per recuperare tutto ciò che va recuperato, ma modificando profondamente la forma mentis del rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione. In questo senso, e mi avvio a chiudere, il vostro anno accademico si inserisce, signor Comandante Generale, in un quadro di insieme più ampio. Il governo della Repubblica, dopo 1000 giorni di lavoro, ha scelto di sottolineare con particolare attenzione il tema della formazione delle giovani generazioni all'interno della pubblica amministrazione, a tutti i livelli, a cominciare dall'idea stessa di che cos'è oggi un servitore dello Stato o degli enti locali. Noi abbiamo bisogno su questo di un cambio profondo di mentalità. Decenni di discussione sul fannullonismo hanno portato un discredito sociale sulla figura del pubblico impiegato, che è stata sicuramente alimentata da alcune scelte sbagliate di chi ha voluto tradire quel principio costituzionale di servire il Paese con disciplina ed onore. Ma come sempre l'albero che cade ha fatto notizia più della foresta che cresceva. Il fatto di aver messo regole molto dure, draconiane, nei confronti di chi tradisce la fiducia del pubblico è stato il presupposto per poter impostare un ragionamento nuovo e diverso. Il fatto di aver proposto il licenziamento immediato e, in caso di mancato licenziamento, il licenziamento del dirigente, di chi ad esempio non timbrava il cartellino, è il presupposto di una riflessione di investimento sulla figura del pubblico ufficiale e del pubblico impiegato. Questo lavoro è partito a vari livelli e vedrà i propri frutti nell'arco di anni, non nell'arco di giorni, non nell'arco di settimane. Ma in questo lavoro chi veste un uniforme ha un compito in più, ha un ruolo in più. Voi siete il primo riferimento dello Stato. Lo siete naturalmente non da soli. Lo è l'Arma dei Carabinieri con la sua straordinaria capacità di radicamento sul territorio, motivo per il quale in una occasione pubblica abbiamo avuto modo di garantire al signor Comandante Generale dell'Arma che da parte di questo governo non c'è alcuna intenzione di continuare con la politica di revisione della spesa e di chiusura delle stazioni sul territorio, anzi, che se noi abbiamo un'idea dell'Arma dei Carabinieri è quella di un radicamento molto più presente e capillare di qualsiasi altra istituzione. Il comandante, il maresciallo di una caserma è un punto di riferimento istituzionale di un piccolo paese. Lo è per le forze, la polizia, che ha svolto un ruolo straordinario, non soltanto per il lavoro dei poliziotti, ma per la capacità di coordinamento dell'ordine pubblico. Non dimentichiamo che noi abbiamo avuto negli ultimi 1000 giorni, me lo ricordava ieri il Ministro, più della metà dei giorni dell'azione di governo sanciti da grandi eventi. Innanzitutto l'Expo e il Giubileo. Grandi eventi a cui abbiamo potuto far fronte come ordine pubblico per una gestione perfetta, della quale sono grato a tutti quelli che hanno dato una mano decisiva e che ha visto anche la Guardia di Finanza partecipare in modo molto impegnativo e serio.
E naturalmente vale per chi, come il Corpo Forestale dello Stato, dal 1 gennaio sarà destinato ad altra funzione dentro la grande realtà del servizio pubblico delle forze dell'ordine, senza dimenticare naturalmente tutti gli altri, a cominciare dalla Polizia Penitenziaria. Ciascuno di voi, forze dell'ordine, ha un ruolo fondamentale, come ce l'hanno le forze armate, cui va il mio deferente saluto. Ma voi finanzieri avete un compito in più, che è quello di saper cogliere l'esigenza di giustizia sociale in un mondo che vede l'economia divaricare le differenze in modo troppo forte e contemporaneamente di sapervi innovare e di saper qualificare la vostra azione in un mondo in cui i cambiamenti sono impressionanti e difficili da immaginare. Noi, Governo della Repubblica, pensiamo che nel rapporto con le forze dell'ordine occorra avere grande chiarezza. È finita la stagione dei blocchi dei rinnovi contrattuali, dei blocchi dei turnover, dei blocchi soprattutto di strategia. C'è bisogno da parte vostra della massima attenzione ai costi, del massimo rigore, del massimo rispetto, voi per primi, del denaro pubblico, e siamo certi che questo rispetto è ben posto, nelle mani giuste. Ma contemporaneamente da parte nostra c'è la necessità di incentivare il lavoro delle forze dell'ordine, non perché abbiamo una preoccupazione sulla sicurezza, che spesso esiste, è molto forte, ma che ha molto a che fare in tanti casi più con la percezione che non con la realtà. Un paese che migliora la propria qualità della vita vede crescere il problema della sicurezza anche se diminuiscono i reati. Paradossalmente è un indice di positività. Quando cresce il problema della percezione della sicurezza, anche rispetto ad altri temi, ad altri problemi, e calano i reati, è il segno che esiste una questione innanzitutto culturale, di comunicazione. Ma non è questo il punto. Il punto è che se noi crediamo che la bandiera italiana abbia un senso, vengo da Reggio Emilia, ieri ero a Reggio Emilia per motivi politici, a Reggio Emilia, la città del tricolore, se crediamo che quel tricolore non sia ornamentale, ma sia la nostra storia e soprattutto il nostro futuro, abbiamo un compito. E questo compito è quello di creare le migliori infrastrutture del mondo, che non sono soltanto le strade e la banda larga, ma sono le infrastrutture delle forze dell'ordine. Sono le infrastrutture di donne e uomini che sono presenti sul territorio e che dimostrano con la propria professionalità di essere i migliori del mondo. Il governo è qui, cari allievi e cari allievi, non per dirvi buon anno soltanto, lo facciamo con il cuore, non soltanto per dire ai professori buon lavoro, lo facciamo con il cuore, ma per dirvi che la Guardia di Finanza italiana, sui temi del rapporto tra economia digitale, innovazione e futuro dell'ordinamento internazionale, non può che puntare in alto, non può che cercare di fare meglio di tutti gli altri. Ovviamente negli studi l'augurio è quello che possiate dare il meglio di voi stessi e che possiate fare il meglio di ciò che potete fare, ma il vero invito che voglio rivolgere al corpo è quello di tentare di essere fedele alla missione dell'Italia, essere punto di riferimento nel mondo, niente di meno di tutto ciò. Viva la Guardia di Finanza, viva l'Italia. E come, vergognandomi molto e come ormai da mia tradizione, mi sono dimenticato di dichiarare aperto l'anno accademico 2016-2017 della Guardia di Finanza. Vengono ora premiati 3 allievi, rispettivamente della Legione Allievi di Bari, della Scuola Ispettori e Sovrintendenti di L'Aquila e dell'Accademia di Bergamo, classificatisi primi nelle relative graduatorie di merito. Il Comandante Generale della Guardia di Finanza consegna il diploma di merito al finanziere del contingente mare Tommassina Tulipano,
prima classificata nella graduatoria di merito redatta al termine del primo ciclo addestrativo del corso per allievi finanzieri. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze consegna il diploma di merito all'allievo maresciallo del contingente ordinario Vincenzo Leone, primo classificato nella graduatoria di merito redatta al termine del primo anno del corso per allievi marescialli. Il Presidente del Consiglio dei Ministri consegna il diploma di merito all'allievo ufficiale del ruolo normale Giria Alessandra Russo, prima classificata nella graduatoria di merito redatta al termine del primo anno del corso di Accademia. Il Comandante Generale della Guardia di Finanza procede alla consegna di un oggetto ricordo al Presidente del Consiglio dei Ministri, in segno di ringraziamento per la gradita partecipazione. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Comandante Generale della Guardia di Finanza lasciano il luogo della cerimonia.